Io ti vorrei vedere mentre cogli l'insalata. È vero che è sempre meglio prima che poi, ma in alcune occasioni, quando la situazione comincia a farsi complessa ed il tempo a stringere, è molto meglio arrivarci tardi piuttosto che mai. Ha finalmente ingranato la marcia sul calciomercato la Fiorentina a poche ore dalla chiusura della sessione invernale, probabilmente complice anche la sconfitta in Coppa Italia contro l'Inter, arrivata comunque sia dopo una prova di spessore, almeno dal punto di vista caratteriale, che però ancora una volta ha evidenziato le numerose carenze tecniche e numeriche della rosa gigliata. Il secondo acquisto, dopo quello di Patrick Cutrone di questa sessione di riparazione, l'ivoriano classe 97 Christian Kouamé, l'ormai ex Genoa, attualmente ai box per via della rottura del legamento crociato rimediata nel mese di novembre, ha superato le visite mediche e potrà trasferirsi fin da subito a Firenze, un'operazione da 11 milioni più 7 di bonus con un contratto fino al 2024 con opzione di un anno. E dopo un lungo tiro e molla durato quasi un mese, praticamente fatta anche per il centrocampista del Sassuolo Alfred Duncan, definito il suo trasferimento in viola per 15 milioni più bonus, ed in attesa dell'esito delle visite mediche il ghanese firmerà un contratto fino al 2024. Rinforzi anche in difesa per la Fiorentina: dalla Spal infatti arriverà il brasiliano Igor per una cifra vicina ai 6 milioni di euro, la formula quella del prestito oneroso con obbligo di riscatto. Ma c'è un'importante novità. Nelle ultime ore infatti sono diventati sempre più stretti i contatti tra Pradè e la dirigenza del Genoa per il capitano rossoblu Mimmo Criscito, che però sarebbe rimasto molto deluso dal comportamento del suo club, tanto da condividere sui social un post, direi dal contenuto piuttosto eloquente, per manifestare il suo disappunto in tal senso. In uscita da segnalare inoltre Maxi Oliveira in prestito al Juarez in Messico ed il trasferimento, anche in questo caso a titolo temporaneo, di Zurkowski all'Empoli di Pasquale Marino. In ogni caso ancora di tempo ce n'è, anche se poco, per terminare il calciomercato e provare a portare gli ultimi rinforzi per la rosa di Iachini, perché analizzando forse ancora qualche altro innesto farebbe comodo.